Ognuno di noi ha dei grandi sogni, ma per realizzarli serve l'aiuto di un compagno di viaggio che renda le cose semplici, come ProFamily, una famiglia di prodotti studiati per realizzare ogni tuo progetto con un credito trasparente e leggero. ProFamily, il credito genuino. A Perugia, in via Mentana 1. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con l'informazione di TEF Channel. Apriamo questa prima edizione del telegiornale dell'Umbria con un rapido aggiornamento per quanto riguarda i numeri del coronavirus nella nostra regione. Ancora un solo positivo in più al Covid rispetto alla giornata di ieri in Umbria, 1407 totali su 1351 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Sono 45.574 in tutto, è il quadro che emerge dai dati aggiornati alle ore 8 di questa mattina dalla regione. Gli attualmente positivi si riducono comunque ancora e ora sono 160, meno 20 rispetto a ieri, mentre rimane invariato il numero dei deceduti, che sono 71, 1176 sono i guariti, più 21 rispetto a ieri, 48 i clinicamente guariti dei pazienti positivi. Sono ricoverati attualmente in 51, meno 2 rispetto a ieri, rimane invariato invece il numero delle terapie intensive, che sono 6, le persone in isolamento domiciliare sono 763, più 5 rispetto a ieri, 17.663 quelle che ne sono invece uscite. Con l'approvazione del protocollo tsunami da parte del Comitato Etico Regionale è prevista ora la possibilità anche in Umbria di verificare l'efficacia della terapia con plasma da donatori convalescenti Covid-19 su pazienti affetti dalla stessa patologia con polmonite grave. Sentiamo. Nuove speranze nella lotta al coronavirus arrivano dalla nuova plasmaterapia. Il plasma, la parte più liquida del sangue, verrebbe prelevato dalle persone appena guarite da Covid per poi essere somministrato ai pazienti in cura. Una sperimentazione che ha già dato risultati sorprendenti a Pavia e Mantova, che sta per arrivare in Umbria. Come ha confermato nella conferenza stampa di venerdì insieme all'assessore alla sanità Coletto e al direttore sanità della regione Umbria Claudio Dario, il coordinatore del Centro Regionale del Sangue, il dottor Mauro Marchesi. Abbiamo aderito al protocollo multicentrico, abbiamo richiesto l'autorizzazione al Centro Nazionale Sangue e dal 20 aprile abbiamo anche posto la problematica della privacy per la chiamata dei donatori, anche in accordo con le associazioni. Abbiamo steso un protocollo di chiamata che consentirà al donatore di raggiungere il centro trasfusionale su base volontaria se ha delle caratteristiche, cioè aver avuto l'infezione da Covid, essere guarito da più di 14 giorni e avere due tamponi negativi. Il protocollo è stato approvato in Comitato Etico Regionale nella giornata di ieri e ieri è arrivata anche la macchina per l'inattivazione virale. La nostra idea è quella di poter partire nella selezione di donatori che già ci hanno telefonato ai vari centri trasfusionali, perché è un protocollo di interesse regionale, perché abbiamo individuato i centri clinici non solo nell'azienda ospedale di Perugia ma anche all'azienda ospedale di Terni, all'ospedale di Foligno e all'ospedale di Città di Castello Branca. Quindi è un interesse prettamente regionale e contiamo nel giro della prossima settimana o al massimo la successiva di iniziare nella selezione del donatore. La nuova strada intrapresa è dettata da uno studio avviato dall'Istituto Superiore di Sanità insieme a AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, e prevede l'impiego del plasma soltanto per malati affetti da forme severe di Covid-19.
Il test sierologico rapido, anche se non è così sensibile e specifico, non è utilizzato come screening di massa, ma lo impieghiamo perché è funzionale in situazioni particolari in cui occorre rapidità di riuscita. A spiegarlo è stato il direttore regionale alla sanità Claudio Dario, il quale ha annunciato anche l'impiego di 20.000 test sierologici immunometrici che devono essere fatti su prelievo di sangue. Dario si è soffermato sull'affidabilità dei test sierologici rapidi. Dire che non sono poi diagnostici, ha spiegato, significa affermare che il risultato non è definitivo per quanto riguarda la positività. Parliamo di specificità e sensibilità diverse che sono relativamente basse, e rispetto a questo abbiamo fatto uno studio su quasi 1200 test sviluppati in parallelo con i molecolari per capirne le caratteristiche. La pubblicazione del bando regionale Restart rende operative le misure immaginate dalla Regione dell'Umbria per sostenere le imprese nell'emergenza Covid-19. Ci spiega tutto Elena Ballarani. Sono numerose le imprese interessate alle misure del bando regionale Restart, che rende operative le misure immaginate dalla Regione dell'Umbria per sostenere le imprese nell'emergenza Covid-19. Confcommercio ha attivato una rete di tecnici su tutto il territorio regionale. Apprezziamo lo sforzo della regione e siamo pronti ad aiutare le imprese nell'accesso alle risorse del bando, commenta il presidente di Confcommercio Umbria, Giorgio Mencaroni. La regione ha rispettato i tempi strettissimi che erano stati concordati, aggiunge, e soprattutto ha impostato il suo intervento sulla base di criteri ampiamente condivisibili che ruotano intorno al principio dell'entità del danno subito. Se le risorse non dovessero essere sufficienti a garantire a tutte le imprese le condizioni per rimettersi in moto, fino ad ora chiediamo alla Regione di arricchire il fondo con ulteriori risorse. Da parte nostra, conclude Mencaroni, abbiamo messo in campo una task force di tecnici su tutto il territorio regionale in grado di assistere le imprese nell'accesso al bando. È stata emessa dalla Presidente della Regione, Donatella Tesei, l'ordinanza già presentata nei giorni scorsi in merito alle disposizioni per i cittadini che sono rientrati e rientreranno in Umbria. Tra le principali disposizioni c'è l'obbligo di segnalare il proprio rientro alla USL di appartenenza, di attendere di essere contattati dal servizio igiene e sanità pubblica, osservando tutte le misure di sicurezza e, se possibile, di rimanere in tale periodo in isolamento volontario, inoltre di osservare il divieto di spostamenti e viaggi una volta rientrati, come da circolare del 2 maggio del Ministero dell'Interno, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza, di avvertire immediatamente il Dipartimento di Prevenzione della ASL territoriale competente ed il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta in caso di comparsa di sintomi, per ogni conseguente determinazione. A sua volta, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica provvederà a contattare il soggetto, a procedere ad indagine epidemiologica, a disporre, se ritenuto opportuno, eventuali indagini diagnostica e farsi carico, una volta ottenuto il referto, di gestire il restante percorso, compresa l'adozione di eventuali misure e contumaciali, qualora necessarie. E adesso facciamo il punto con Marco Brunacci a proposito delle riaperture in Umbria. L'accordo tra regioni e governo sembrava cosa fatta, poi è successo qualcosa, tutto è tornato in gioco. La proposta delle regioni per la riapertura dall'11 di maggio, partendo dai negozi con il 18 per bar, ristoranti, parrucchieri, ma comunque su base territoriale, a seconda della situazione diversa nella Italia del virus, con l'Umbria che è battistrada sicuro, avendo i numeri migliori. Beh, tutto questo non ha permesso ancora di arrivare a sciogliere i nodi mentre si avvicina il lunedì di questo paese. L'11 riusciranno le regioni ad aprire davvero i negozi dove i rischi sono minimi per il contagio? Beh, intanto Friuli Venezia Giulia, Alto Adige, Veneto, Liguria hanno detto che comunque vanno avanti. La Calabria ha fatto da apripista e probabilmente partirà anche la Calabria.
Umbria e Sardegna sono le più attendiste, nel senso che ci tengono molto a essere rispettose del potere del governo e vogliono arrivare a un'intesa che hanno sempre cercato. A questo punto, che cosa succederà a Palazzo Donini? Stanno attendendo un segnale del governo che sembrava arrivato già giovedì, ma Boccia ha spento le eventuali aperture di Conte in quel momento. Ora il presidente della provincia autonoma di Trento, Fugatti, dice di aver ascoltato Boccia, di averlo poi cercato, e sembra che anche il ministro che più ascolta le task force che vogliono allungare il lockdown, sembra, dicevo, il ministro Boccia, interessato ad aprire una riflessione in tempi brevissimi. Comunque sia, una risposta dal governo deve arrivare, la attendono tutti, si attende in poche ore di sapere se l'11 ripartono i negozi e poi a seguire il resto. E rimaniamo in scia con il nostro direttore Giulio Nardi, andiamo a fare il punto per quanto riguarda le imprese nella fase 2 a proposito di sostegno e pagamenti, vediamo. In arrivo importanti emendamenti sul decreto liquidità del governo, che è pronto a dilazionare i tempi di restituzione dei prestiti determinati dalla crisi per l'emergenza coronavirus da 6 a 10 anni. In Parlamento si cerca di spingere fino a 12 anni per permettere alle imprese di respirare. C'è anche l'ipotesi concreta dell'ampliamento delle attività produttive che andranno a beneficiare del sostegno economico del governo, visto che il riferimento del decreto liquidità limitava i fatturati 2019 e escluderebbe per il momento le imprese nate successivamente. Sul piano delle imposte locali, invece, a proposito della Tari, sarà prevista una correzione della tariffa per bar e ristoranti rimasti chiusi in questi mesi di emergenza sanitaria, uno sconto che verrà applicato proprio in riferimento al periodo di chiusura. Criterio diverso invece per chi non è stato obbligato a chiudere, come gli studi professionali, che per accedere alle agevolazioni dovranno dimostrare il periodo di chiusura e la diminuita produzione dei rifiuti. Avanti tutta Ollus, non si ferma, anche in tempi di emergenza da Covid-19 prosegue il suo lavoro di supporto e vicinanza ai malati, ma anche ai medici, al personale sanitario. Nella giornata di ieri sono state consegnate 1000 mascherine FFP2 presso la Degenza ed il Day Hospital dell'Oncologia dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e anche una stampante scanner, una donazione che ci riempie di orgoglio e che vuole testimoniare la nostra vicinanza ai medici, agli operatori sanitari che ogni giorno, soprattutto in questo periodo di emergenza Covid-19, combattono per assicurare la nostra salute e la nostra sicurezza, spiega Federico Cenci dell'associazione Una Donazione Continua, soprattutto che raccoglie e va incontro alle esigenze del personale sanitario. E adesso cambiamo argomento, andiamo a Pian di Massiano, dove stamattina è ripartito il mercato di Perugia, un primo assaggio di normalità. Un sabato dal sapore veramente particolare a Pian di Massiano di Perugia. Oggi ha riaperto i battenti lo storico mercato settimanale e, seppur limitatamente ai prodotti alimentari e al florovivaismo, seppur con le limitazioni imposte dalle norme igienico-sanitarie legate al contenimento del contagio da coronavirus, complice anche la bella giornata di sole, sembra davvero di aver riassaporato un piccolo ritorno alla normalità. All'ingresso il servizio informativo e di assistenza dell'Associazione Volontari dei Carabinieri in congedo, pronti anche a fornire mascherine a chiunque ne sia sprovvisto. Ma sembra che non ce ne sia bisogno, perché i perugini e i visitatori ormai sanno bene come comportarsi. I banchi sono distanziati di 8 metri l'uno dall'altro e ogni ambulante è attrezzato per rispettare le norme di sicurezza. Ne vale la pena in queste condizioni? Bisogna tentare, perché la situazione è più grave di quanto noi pensavamo. Quindi che Dio ce la mandi buona e bisognava provarci. Comunque la gente ha risposto, questa mattina c'è un grande afflusso. Sì, devo dire di sì, forse la voglia di uscire, di
cominciare a riprendere la vita normale, diciamo. Noi siamo state anche a quello della Coldiretti l'altro ieri, quindi per noi è veramente stata una gioia. Siamo venute e oggi siamo contente che l'economia riprenda, speriamo che questo sia buon segno e quindi siamo contente, bene, speriamo in bene, siamo ottimisti, cerchiamo di essere ottimisti. Mancava molto ai perugini questo mercato del sabato? Moltissimo, perché il mercato è stare insieme, vedere le persone, incontrarsi. Certo, sempre con l'attenzione che è dovuta, ma appunto senza farci mancare almeno un minimo di socialità. I guanti non ci sono. È difficile anche procurarsi i dispositivi necessari per poter uscire in regola. Hai capito? Questo è il problema. È questo il problema. Ad assistere i visitatori anche i volontari del gruppo comunale di protezione civile Perusia, coordinati dal COC di Perugia, e i volontari della FIVA Confcommercio. Prevalentemente è un servizio informativo, quindi abbiamo presidiato tutte le entrate. Avvertiamo le persone, anche se c'è la cartellonistica, che devono indossare la mascherina fino al naso. Nel caso in cui non avessero a disposizione la mascherina, noi le stiamo dando gratuitamente. E chiaramente ricordiamo anche il distanziamento di un metro. E andiamo adesso ad Umbertide, perché al centro Tiberino Prosperius è già attivo da qualche settimana il servizio Riparto, un servizio per riabilitare i pazienti dopo il Covid-19. Vediamo. All'Istituto Tiberino Prosperius di Umbertide è attivo da circa un mese il nuovo servizio denominato Riparto, diretto ai pazienti che hanno superato il Covid-19 dopo la terapia intensiva, e prevede un percorso di riabilitazione motoria, respiratoria, neurologica ed anche psicologica. Il percorso, che ad oggi vede presenti 10 pazienti post-Covid, è stato ideato e costruito dalle professionalità interne all'Istituto. Abbiamo creato questo reparto speciale costituendo un'ala del nostro centro di riabilitazione, dove i pazienti all'ingresso vengono trattati come se fossero ancora pazienti con un'infezione da Covid. Fanno una riabilitazione sia da un punto di vista neuromotorio sia da un punto di vista neuropsicologico, perché sono pazienti che presentano danni da intubazione, danni secondari alla mancanza di ossigeno, quindi a livello del sistema nervoso centrale, danni a livello del sistema nervoso periferico, danni dovuti a tutte quelle che sono le complicanze di un'infezione. Quindi sono pazienti che purtroppo presentano un grave quadro di disabilità. Il nostro progetto è quello ovviamente di riportarli alla normalità. Dopo 15 giorni di trattamento riproponiamo di nuovo i tamponi. Tampone negativo, il paziente rientra nel nostro reparto normale, cioè nel reparto dove sono gli altri pazienti. Finiamo, li rimettiamo in autonomia lì dove è possibile e vengono reinseriti in un contesto sociale, che è il nostro target principale. Domani il primo paziente che abbiamo ricoverato in questo reparto, che ha avuto un'esperienza di vita, mamma mia, esce, e quindi questo per noi è veramente un giorno speciale. Proprio al nuovo servizio Riparto, il gruppo comunale di protezione civile di Umbertide ha voluto donare dispositivi di protezione individuale e attrezzature funzionali. Tutto questo materiale è stato fatto da donazioni in denaro dei cittadini umbertidesi. Noi abbiamo pensato di acquistare del materiale idoneo a certi tipi di attività, soprattutto in campo sanitario, proprio per dare un segno che questo denaro venisse speso nel miglior modo possibile e per la cittadinanza umbertidese, per cui per le strutture che sono ubicate ad Umbertide. E adesso andiamo a Terni con il supporto delle immagini, nella frazione di Cesure per l'esattezza, dove nei giorni scorsi si è venuta a creare una vera e propria discarica a cielo aperto, strada che poi è stata fortunatamente ripulita dagli addetti di ASM questa notte dopo lo scempio che si era venuto a creare nei giorni scorsi. Qualche rifiuto è rimasto ancora nell'asfalto, ma comunque la situazione è migliorata nelle ultime 48 ore. Infatti si era aggravata la situazione, decine e decine di sacchi, ma anche dei rifiuti ingombranti come frigoriferi e tanta altra immondizia era stata lasciata proprio dietro il mercato di Cesure, che aveva scatenato anche le proteste e le denunce dei cittadini.
Torna a far sentire la propria voce Augusto Peltristo, vicecommissario Lega delle Trasimene, capogruppo della Civica Piegaro. La nostra lista, esordisce Peltristo nella nota, ha richiesto nel febbraio scorso all'amministrazione comunale, agli uffici preposti e ai carabinieri di Piegaro, forestali del nucleo operativo ecologico, un sopralluogo presso il ponte sul Nestore in località Oro per una verifica strutturale di stabilità. Tale ponte, prosegue il capogruppo, viene attraversato quotidianamente da numerosi camion con carichi pesanti, oltre che da diversi autoveicoli. Da qui l'esigenza di un controllo e un monitoraggio a scopo preventivo sulla struttura. Inoltre, il ponte necessita di una evidente manutenzione. Abbiamo anche ribadito, aggiunge Peltristo, la necessità di un controllo, una vigilanza continua sul tratto di strada che va dal bivio vocabolo Oro a vocabolo Pevole. Suddetto tratto risulta essere spesso percorso da veicoli a velocità superiore al limite consentito, rappresentando un pericolo per i residenti e per la circolazione. E ci vediamo tra pochissimo con la nostra pagina sportiva. Forti Infissi, l'eccellenza italiana nei serramenti in PVC ed alluminio. Da impianti all'avanguardia e nel rispetto della migliore tradizione serramentistica italiana, nascono finestre ai massimi livelli di comfort, design e risparmio energetico per le case di tutta Italia. Sciabbi, industrial, vintage, contemporaneo, rustico, classico o moderno. Scegli per la tua casa lo stile che più ti piace. Forti Infissi ha una finestra per ogni tendenza, oggi con il 50% di incentivo fiscale. Ti aspettiamo nei nostri showroom a Perugia, Foligno e nel nuovo punto vendita di Arezzo. Anche la Serie B sembrerebbe viaggiare verso la ripresa del campionato. C'è stata una forte accelerata proprio nelle ultime ore, e questo secondo quanto comunicato dal numero uno della Lega, Mauro Balata, che ha informato anche il patrone del Perugia, Massimiliano Santopadre, insieme agli altri presidenti dei club della Serie Cadetta. La lettera di Balata, che racchiude l'esito dell'ultimo confronto tra il Comitato Tecnico Scientifico del Governo e la FIGC per discutere del protocollo di sicurezza, è arrivata anche agli organi di stampa. Il presidente Gravina, riporta calciomercato.com, ha informato che nel corso di questo incontro si è fatta una distinzione tra campionati professionistici, dilettantistici e giovanili. Il presidente Gravina ci ha informati che l'incontro ha avuto un esito positivo e lui stesso si è detto favorevole alla ripartenza dei tre campionati professionistici, seppur all'esito dell'evoluzione dell'epidemia da Covid-19 e con partenze differenziate. Prima la Serie A, dunque, poi la Serie B e la Lega Pro, che però proprio nell'assemblea di ieri ha votato per lo stop. Il presidente Gravina inoltre ancora spiegato che si è detto possibilista riguardo il possibile termine della stagione sportiva dopo il 2 di agosto, come era stato annunciato invece qualche settimana fa. Passiamo adesso a parlare di Ternana, perché giovedì c'è stato l'ultimo appuntamento con l'iniziativa La Ternana ti è vicina. I giocatori rossoverdi Defendi di Achite, Paghera, Mammarella e Suager, assieme a Protezione Civile, Ternana Marathon Club ed Alpini, hanno consegnato pacchi con prodotti alimentari e igienici alle famiglie in difficoltà del territorio ternano. Il consuntivo di queste settimane di attività è estremamente positivo, si legge nella nota diffusa dalla società rossoverde
Rosso Verde, siamo felici di aver contribuito al sostegno di molti soggetti in difficoltà del nostro comprensorio e non intendiamo affatto fermarci. Infatti la prossima settimana partirà una nuova iniziativa definita il Buono del Rosso Verde, gestita dalla Neo Associazione Terni Col Cuore e basata sulla distribuzione di buoni spesa utilizzabili presso l'ipermercato Spazio Conad di via Montefiorino 12. C'è stata ieri, come detto anche in precedenza, l'assemblea delle squadre di Serie C per decidere sulla eventuale ripresa del campionato. Anche il Gubbio ha votato per il no, come è stato detto dal presidente Notari. La posizione della nostra società in assemblea è stata coerente con quanto abbiamo sempre dichiarato fin dai primi giorni. Dopo lo stop del campionato riteniamo sia impossibile proseguire la stagione, c'è un'emergenza sanitaria mondiale che sta mettendo in ginocchio famiglie, attività commerciali ed industriali, c'è l'assoluta priorità di proteggere la salute degli individui. Pertanto, prosegue Notari, in assemblea la nostra società ha votato per lo stop del campionato, per la promozione diretta delle squadre in testa alle classifiche dei tre gironi, per il blocco invece delle retrocessioni dei ripescaggi e per applicare il metodo del merito sportivo per quanto riguarda invece la quarta promozione. Non potendo giocare le gare di campionato, riteniamo sia impossibile poter disputare anche play-off e play-out. Abbiamo votato con la serenità di chi non è coinvolto in nessuna di queste situazioni, ma soprattutto con un grande senso di responsabilità che ogni essere umano deve avere di fronte ad un'emergenza come quella attuale. Non si possono anteporre interessi personali di classifica con la salute delle persone. E dal calcio passiamo al volley, perché il nuovo regista della SIR Perugia, Travis, si è raccontato ieri sera a casa SIR. Sentiamo allora dalle sue parole come è arrivato nella società del presidente Sirci. Tutto cominciò da una telefonata del grande Cisco, con cui ho già lavorato alla Lube. E niente, chiacchierata di pallavolo, come spesso ci piace affrontare, perché siamo due appassionati, quindi si parla di pallavolo, e tra una cosa e l'altra mi chiese come stavo, che situazione stavo vivendo, eccetera. E quindi diciamo che è stata una chiacchierata molto naturale, e io ovviamente, insomma, sono rimasto lusingato da questa chiamata, perché non sono vecchio, questo lo sottolineiamo per Simone. Bravo. Ecco. Però insomma, a 33 anni suonati, ricevere una proposta da una delle squadre più forti al mondo, insomma, è una bella cosa, una gran bella cosa. In più, insomma, a Padova ovviamente si gioca per ambizioni, lasciatemi passare il termine, minori, anche se poi in campo si va sempre per vincere ogni partita. Però insomma, il treno che mi stava passando davanti agli occhi era uno di quei treni che non puoi farti scappare, un po' anche nel rispetto del mio lavoro, nel rispetto della mia passione e di quello che sono sempre stato, un ragazzo, ma anche un atleta ambizioso e affamato di vittorie. E quindi insomma, è stato tutto molto, molto semplice e molto immediato, l'ho accolta con grande felicità. Ed eccomi qui, molto felice. E dopo l'acquisto di Travis, la Sir Safety Conad Perugia rinfoltisce anche il reparto dei centrali e accanto ai confermati Russo e Ricci comunica l'arrivo al Palabarton del posto 3 argentino Sebastian Solé, nativo di Rosario, classe 91 per 202 centimetri. Solé arriva a Perugia dopo 6 stagioni nella Superlega italiana, 4 con la maglia di Trento e le ultime 2 con quella di Verona, il tutto intervallato dagli inizi in patria con il Rosario di Bolivar ed una stagione in Brasile con il Funvic. Sono contentissimo, non ho avuto il minimo dubbio appena si è prospettata questa opportunità, ha detto Solé. La trattativa in realtà è stata veloce, ho sempre avuto l'ambizione di puntare in alto, ho sempre avuto voglia di tornare a lottare per il campionato e quindi cercavo un'occasione come Perugia, una squadra che da tanti anni è al vertice, perciò l'ho colta al volo. Sono orgoglioso e spero di giocarmela nella miglior maniera possibile. Ed è tutto per questa edizione, l'informazione di TEF Channel torna puntuale questa sera alle 19. Buon proseguimento di giornata.
Ognuno di noi ha dei grandi sogni, ma per realizzarli serve l'aiuto di un compagno di viaggio che renda le cose semplici, come ProFamily, una famiglia di prodotti studiati per realizzare ogni tuo progetto con un credito trasparente e leggero. ProFamily, il credito genuino. A Perugia, in via Mentana 1.